Nuovamente tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questo caldissimo cappottino che ho deciso di chiamare cappottino fire. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato della Mistrico Filati, quindi mi conviene, che è questa bellissima cake, un misto lana e microfibra, quindi morbidissimo, caldissimo, da 250 grammi. Per poter realizzare il cappottino, che è una taglia S, io ho lavorato con l'uncinetto del numero 8 e ho utilizzato 3 cake. Mi raccomando, per una taglia M ve ne consiglio 4, per una taglia L 4 o 5, a seconda se la volete fare un po' più morbida. Questi sono altri colori che trovate presente sempre sul mio sito Filati Elsa, il grigio che è sempre abbinabilissimo, oppure se volete essere super alla moda vi consiglio questo sfumato verde molto molto bello, ma ci sono anche altri colori, quindi come sempre il link in descrizione. E vi ricordo sempre che io in descrizione vi metto anche il link per poter acquistare il PDF dove viene spiegato passo per passo come realizzare appunto la giacca. Ora, per quanto riguarda la costruzione di questa giacca, vi posso assicurare che è semplicissima. Si va a realizzare prima tutta una parte destra, scusa, destra e poi sinistra. Quindi andiamo a fare un lungo rettangolo che vi conviene, la lunghezza parte dal davanti e finisce dietro, e poi si va a fare la manica. Stessa cosa da quest'altra parte. E una volta uniti i due pezzi, si va a lavorare tutto attorno all'apertura della giacca per avere questo risvolto. E infine si va a mettere un piccolo bottone, ma ne potete mettere anche più di uno. Potete fare la giacca più lunga, potete fare le maniche più corte, quindi potete gestirvi e fare questa giacca come più vi piace. E vi dico anche che la lavorazione è molto semplice perché sono 3 giri che vanno sempre ripetuti. Quindi, come sempre, se decidete di realizzarla, e mi raccomando, mandatemi come sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cappottino o giacca, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Conviene, questo fantastico gomitolone. Il colore che ho scelto io è questo, che è il colore numero 4, però qui potete vedere che ci sono anche altri colori, tutti più belli dell'altro, e sul sito ne trovate ancora. Dicevo, ho deciso di utilizzare questo gomitolone, appunto, che è un filato doppio per poter realizzare il nostro cappottino. Lavorerò con l'uncinetto del numero 6. Allora io vi dico, scusate, del numero 8. Allora io vi dico già che per poter lavorare la nostra nostro cappottino andremo a realizzare 2 rettangoli uguali, cui poi faremo anche le maniche. Le catenelle montate devono equivalere alla lunghezza del rettangolo, che deve andare dalla parte avanti del vostro della vostra vita o dei fianchi, a seconda di quanto volete far lunga la giacca, andare su in alto, passare per la spalla e andare quindi poi dietro. Quindi diciamo che un po', vediamo questa foto, deve andare le catenelle iniziali devono andare dalla avanti fino a dietro, quindi questa è tutta la lunghezza, è un unico rettangolo e lo faremo per la parte sinistra e per la parte destra. Allora, quindi io per avere la lunghezza desiderata, che è di circa 108 centimetri, nel mio rettangolo andrò a montare 85 catenelle, mentre qui, come potete vedere, ho un piccolo campione. Non c'è un multiplo, questa volta non avete bisogno di un multiplo, quindi potete mettere quante catenelle volete a seconda appunto di quanto dovete fare lungo il vostro cappottino, e potete mettere o più catenelle o meno catenelle senza tener presente di un multiplo, quindi potete aumentare di 2, di 3, di 6, di 10, di quanto volete, proprio perché non c'è un multiplo. Tenete solo presente quanto volete lunga la giacca, e vi ricordo che il vostro rettangolo deve comprendere la parte avanti. Quindi da qui passare per le spalle e andare dietro. Io nel mio caso voglio circa 110 centimetri, quindi ho montato 85 catenelle lavorando, vi ricordo, con l'uncinetto del numero 8. Però se voi volete farla più lunga, mettete qualche catenella in più, io direi almeno un ventina di catenelle per averla un po' più lunga rispetto alla mia, diciamo 4 centimetri in più. Se la volete molto più lunga, andate a mettere molte più catenelle, quindi in base alle catenelle che andate a fare, alla lunghezza che andate a fare, però decidete voi quante catenelle mettere. La lavorazione che andremo a fare saranno solo 3 giri, uno più semplice dell'altro, quindi veramente niente di complicato, e vi faccio vedere subito attraverso il mio campioncino. Questi 3 giri naturalmente vanno ripetuti, e il rettangolo, quindi questa è la nostra lunghezza, il rettangolo verrà sviluppato in larghezza. La larghezza deve corrispondere alla larghezza della vostra spalla più almeno diciamo un 3-4 centimetri in più, quindi metà spalla, vedete quanto vi misura la spalla, dovete andare a lavorare tanti giri per arrivare a quella larghezza più almeno altri diciamo 3-4 centimetri, ma anche 5.
Quindi possiamo andare a fare la nostra lavorazione e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima delle mie catenelle di base, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta. E devo andare a fare una maglia alta in ogni catenella. Quindi il primo giro è un semplice giro di maglie alte, quindi una maglia alta in ogni catenella. E continuo a lavorare così, quindi per tutto il mio primo giro. Terminato il primo giro, ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro. Come secondo giro faremo un giro di mezze maglie alte, quindi 2 catenelle che sono la prima mezza maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo una mezza maglia alta, vado alla maglia alta successiva e di nuovo mezza maglia alta, maglia alta successiva e di nuovo mezza maglia alta. Quindi come potete vedere è davvero semplicissimo. Il primo giro era tutto giro di maglie alte, il secondo di mezze maglie alte e io continuo a lavorare in questa maniera per tutto il giro. Terminato il giro, vi farò vedere come andare a realizzare il nostro terzo e ultimo giro e ve lo faccio già vedere perché anche quello è iper semplice. Come vi ho detto all'inizio del video, quando mi avete visto indossare il mio cappottino, volevo un punto compatto, quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e poi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni mezza maglia alta. Mi raccomando, ogni tanto andate a contare le maglie alte in modo tale da essere sicure che ne sono lo stesso numero delle catenelle che avete messo all'inizio. Se vedete che c'è qualche maglia alta in meno o in più, avete sbagliato qualcosa. Dovete sempre ritrovarvi con lo stesso numero di maglie corrispondenti al numero di catenelle che avete messo. Nel mio caso, nella mia giacca, nel mio cappottino, io ho messo 85 catenelle, quindi devo trovarmi sempre con 85 maglie. Quindi terminato il nostro terzo giro, che era tutto giro di maglie alte, si ricomincia dal primo e quindi di nuovo andiamo a fare le nostre maglie alte. 3 catenelle, maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi davvero semplicissimi. Sono 3 giri che vanno sempre ripetuti. Vi ricordo che noi stiamo lavorando in larghezza, quindi più giri fate, dovete arrivare da qui, dal collo, diciamo, ad andare alla spalla e farlo scendere un pochettino. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il mio motivo e poi andremo a vedere come mettere i marcapunti per poter creare la manica. Fatto questo pezzo, andiamo a fare l'altro pezzo speculare, appunto rimettendo lo stesso numero di catenelle e facendo la stessa cosa abbiamo fatto per il primo pannello. Allora, io ho finito il mio rettangolo, vedete questo è il rettangolo, ho già messo il marcapunti per chiuderlo, ho ripetuto i giri per 3 volte e poi sono andata a ripetere il primo, scusate, ho ripetuto il motivo per 3 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro in questa maniera. Adesso vi faccio vedere, io ho una larghezza del mio rettangolo di circa 18 centimetri. Ho quindi piegato il rettangolo, vi ricordo che io avevo 85 maglie. E sono andata a fare in questa maniera. Io qui adesso dovrò lavorare la mia manica. E ho lasciato libere 20 e 21 maglie, quindi 10 da una parte, 10 da una parte, una in alto, e qui sono andata a mettere il marcatore. Quindi dopo le 10, nell'undicesimo giro sono nell'undicesima maglia, sono andata a mettere il marcatore sia avanti che dietro. Questo mi permetterà di lavorare appunto la mia manica. Ora, come vi ho detto, io del motivo ho iniziato a fare già il primo giro, quindi adesso mi aggancerò con il filo e andrò a fare il mio secondo giro, perché io comunque voglio mantenere lo stesso tipo di lavorazione, solo che adesso andremo a lavorare in tondo e non più in giri di andata e ritorno. Quindi io vado dove ho messo il mio marcapunti. Mi raccomando, io mettendo una cosa che non vi ho detto, mettendo quindi queste maglie libere, io ho uno scalfo di circa 18 centimetri e va più che bene perché questa per me deve essere una giacca. Quindi se sotto voglio avere un maglioncino, devo avere uno scalfo largo, però voi potete farlo più stretto e naturalmente per una taglia più grande io vi consiglio di andare a mettere qualche maglia libera in più, diciamo 2 maglie libere in più per una taglia M o anche 4 o 6 maglie libere in più per una taglia L. Detto ciò, quindi ci agganciamo sempre con l'uncinetto del numero 6 e vado a fare il mio giro, nel mio caso di mezze maglie alte. Mi aggancio direttamente dove ho qui il mio marcapunti. Quindi entro nella maglia alta e nella maglia alta da quest'altro lato,
tolgo il marcapunti così vi faccio vedere meglio e vado a fare, ups, eccomi, e vado a fare quindi la mia mezza maglia alta. In questo caso quindi devo andare a fare 2 catenelle e poi vado a lavorare normalmente, quindi vado a fare in ogni maglia alta la mia mezza maglia alta in questa maniera. Quindi veramente facilissimo. Naturalmente, se voi non avete finito con il giro di maglie alte, ma avete finito col giro di mezze maglie alte o con il terzo giro di maglie alte del motivo e quindi dovete iniziare col primo, andate a fare naturalmente la lavorazione, il giro che dovete fare per continuare la lavorazione. Quindi magari iniziate se dovete, se l'avete fatto più larga della mia, perché giustamente se siete una taglia più grande della mia dovete aver fatto dei centimetri in più, quindi magari avete finito con qualche motivo in più, qualche giro in più. Quindi per continuare la lavorazione tenete sempre presente che noi dobbiamo andare a ripetere sempre i nostri 3 giri. Quindi se avete finito con il giro di mezze maglie alte, quando andate a fare la manica dovete iniziare facendo l'ultimo giro di maglie alte. Quindi io continuo a lavorare, vi farò vedere un attimo come chiudere la lavorazione e poi vi farò vedere come andare a fare il nostro terzo giro. Fatto la mia ultima mezza maglia alta, quindi entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima e adesso vado a fare il giro di maglie alte, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e poi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia, sopra ogni mezza maglia alta e si continua così per tutto il giro. Mi raccomando, ogni tanto contatevi le maglie, siate sicure di avere lo stesso numero di maglie che avevate all'inizio e una volta terminate la maglia, il giro di maglie alte io chiuderò con una maglia bassissima e poi ricomincerò da capo, quindi andrò a rifare i miei 3 giri sempre in tondo. Io naturalmente vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il mio motivo, un po' per darvi anche l'idea di quanto ho fatto lunga la manica e poi continueremo a vedere come fare la lavorazione. Allora, ho ripetuto il motivo per 9 volte e poi sono andata a chiudere la manica facendo un giro di maglie di mezze maglie alte. In questa maniera la mia manica è venuta lunga circa, ve lo dico subito, 47 centimetri. Quindi la manica è finita. Un'altra cosa che ho fatto, sono andata poi a cucire qui lateralmente per cucire appunto la parte sotto del mio rettangolo che avevo piegato. Quindi la parte della giacca è pronta. Adesso andiamo a fare un'altra uguale, quindi monterò di nuovo 85 catenelle, farò di nuovo lo stesso numero di giri, metterò il marcapunti e farò la manica e una volta terminati i 2 pezzi vedremo come andare a continuare la lavorazione. Allora, ho terminato i 2 rettangoli, quindi come vi ho detto ho fatto l'altro rettangolo uguale e adesso li ho cuciti dietro. Per cucirli dietro vi dico già subito quanto sono andata a cucire da giù fino a su, quindi io sono partita dal basso per cucire, ho cucito per circa 48 centimetri lasciando come potete vedere questo piccolo V attorno libero dietro. Ora io riprenderò la lavorazione sempre con lo stesso filato e andrò a fare un bordo qui attorno a tutta l'apertura della giacca. Penso che farò anche in questo caso sempre i miei 3 giri, devo ancora ben decidere, però comunque noi non faremo altro che andare a fare una maglia alta in ogni maglia alta, quindi in ogni catenella qui. Ecco, qui si vede meglio, quindi riprenderò la lavorazione e andremo a fare appunto questo questo bordino. Vi farò sapere quanti giri ho fatto, se ho fatto lo stesso motivo o se sono andata a cambiarlo. Se andrò a cambiare vi farò vedere i motivi che ho fatto, oppure se farò solo maglie alte non ve lo farò vedere, però adesso inizierò a fare una prova per vedere un po' che tipo di bordo fare, così vediamo un po' appunto di cambiare ulteriormente, dare ancora un po' più di forma a questa giacca. Dunque, alla fine ho fatto lo stesso motivo, quindi ho ripreso a lavorare attorno a tutta l'apertura, quindi ho fatto soltanto una maglia, il primo giro facendo una maglia alta dove abbiamo la maglia alta dell'inizio del nostro rettangolo e ho ripetuto i giri per 2 volte, quindi 3 giri per 2 volte, quindi mi è venuta la giacca quindi più chiusa che qui si va anche a girare. Anche in questo caso io ho fatto sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta e dove avevo la cucitura ho fatto una maglia alta dove avevo la cucitura, quindi niente
niente di più facile. Ripeto, ho sempre ripetuto i tre giri per due volte, e poi alla fine ho indossato la giacca, ho visto dove andare a mettere, a posizionare il mio bottone, e in questo caso ho scelto questa olivetta color legno per poterla chiudere in questa maniera. Così vedete che qui resta col collo girato, come me l'avete vista indossata all'inizio del video. Quindi anche in questo caso la nostra giacchetta, il nostro cappottino in realtà, è terminato.